Guessemo. Genova e ho trascorso tutta la mia infanzia lì. Lì ho coltivato le amicizie, ho coltivato anche la mia passione per la musica e la mia passione sfrenata per le percussioni. Ho iniziato con le percussioni latine, insomma, la percussione più immediata, la prima che avevo a disposizione in realtà. Lo strumento che mi ha affascinato fin dal primo ascolto è stata la tabla indiana, perché è uno strumento di grande complessità e ricchezza timbrica, con grande tradizione e nello stesso tempo grande modernità. Sono sempre piaciuti
gli strumenti della fascia medio orientale, come la darbuka, il rik, bendir. La darbuka in particolare è uno strumento che io ritengo essere molto ricco timbricamente. Tra gli strumenti a percussione che suono, il cajon è sicuramente il mio preferito, perché è il più versatile, mi permette di suonare qualunque genere musicale. Collaboro con Riccardo Tesi e Banda Italiana da molto tempo. E questo mi dà grande soddisfazione perché mi permette di suonare le percussioni in un genere musicale che ha le sue radici, affonda le sue radici nella tradizione popolare italiana. Thank you.
collaborato anche con altri artisti italiani per me molto significativi. Stefano Bollani, grandissimo pianista, esecutore, compositore di jazz e non solo. È stato un grande onore per me lavorare con Billy Cobham, facendo concerti in giro per l'Europa. Billy Cobham è una leggenda, i suoi dischi sono un riferimento per tutti i batteristi e per tutti i percussionisti. I've had this opportunity to work with Marco Fada and I find him to be very flexible. He has a very unique personality.
cajon è perfetto, perché è uno strumento autosufficiente. Ciò non vuol dire che non si possa usare integrato in un set più allargato. Giovanni Hidalgo ho collaborato nel 2001 in occasione di un festival internazionale di percussioni che si è tenuto in Italia. In occasione di questo DVD abbiamo pensato di coinvolgerlo per un duetto Tumbador a Cajón.
caratteristica di Paolo è quella di costruire strumenti di alta qualità, ma è anche quella di dedicarsi con grande sforzo alla divulgazione della cultura musicale che sta dietro a questo strumento. Questo progetto è stato molto impegnativo per tutti noi, ma l'abbiamo fatto con entusiasmo e con molta passione. Infatti non volevamo fare un semplice metodo per imparare a suonare il cajon, quanto piuttosto un viaggio nel mondo della musica che si può suonare con questo strumento. È per questo che voglio ringraziare in modo particolare tutti gli artisti che hanno reso possibile questo percorso. Só roda com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. O meu peão ele só roda com ponteira, é. O meu peão ele só roda com ponteira, é. A ponteirinha rasteirinha pelo chão, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. O meu peão ele é feito de goiabeira, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Dança morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no ronco desse peão. Dança morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no ronco desse peão. Dança na mão, dance na mão, dance na mão, dance na mão. Dance na mão, dance na mão, dance na mão. Dance na mão, dance na mão, dance na mão. Dance na mão, dance na mão, dance na mão. Meu peão, meu peão, meu peão, meu peão, meu peão. Corre ese barco, corre olor de sal, arena y corales. Por su cuerpo recorre mares, agua, tierra, su inmensidad.
Festejo beat is played in 4-4 time with a triplet feel. La rumba yambú se toca en tiempo moderado o lento. Ein anderer charakteristischer Rhythmus des Afro-Peruano ist der Lando. La combinaison de coups doubles est alternée deux coups avec chaque main. Si può utilizzare questa tecnica della darbuka per creare dei rulli. 次に2種類の異なるサウンドを得るために右手を下本の側面に移動させましょう。Michael Fado is a highly accomplished artist, very flexible, he has a very unique personality.